Ben ritrovati a una nuova edizione del TG Oristanese. In primo piano la cronaca. Una tragedia domestica si è consumata a San Vero Minis, paese della provincia di Oristano, dove un ex emigrato in Piemonte, Franco Siccu, di 52 anni, è morto cadendo da una scala senza parapetto interna all'abitazione che aveva acquistato 3 mesi fa a San Vero Minis. Sul posto è arrivato anche l'elisoccorso, ma per l'uomo, che secondo una prima ricostruzione ha battuto la testa della caduta, è stato tutto inutile. Nuovo arresto a Oristano per maltrattamenti in famiglia. Si tratta del terzo caso in pochi giorni. Sentiamo. Terzo grave caso di violenza domestica registrato nella città di Oristano in pochi giorni. Dopo il soggetto recluso nella casa circondariale di Massa, ma è quello allontanato dall'abitazione familiare con il divieto di avvicinarsi a moglie e figli, la squadra mobile della questura di Oristano, su disposizione della locale procura della Repubblica, ha arrestato un pregiudicato oristanese di 48 anni. Dal 2008 l'uomo maltrattava la moglie e le 3 figlie con minacce e intimidazioni, costringendo la donna a subire atti sessuali che essa, atterrita e in stato di soggezione, non riusciva a rifiutare. La vittima in più occasioni aveva presentato querela contro il marito, per poi ritirarla, ritrattando il tutto per paura delle reazioni che egli avrebbe potuto avere nei confronti suoi e delle figlie. Lo scorso aprile, dopo l'ennesima lite, era stata cacciata di casa dietro minaccia di morte. L'attività di indagine ha fatto emergere un quadro familiare ormai distrutto da un padre e marito violento e pericoloso. Moglie e figlie venivano sistematicamente percosse con schiaffi, calci, pugni e strette al collo. La donna veniva avvilita e denigrata con sputi, minacce di morte o di altre gravi ripercussioni ai familiari. Inoltre, l'uomo, al fine di assicurarsi l'impunità, imponeva alla stessa di non denunciare i fatti o di ritirare le denunce sporte. Gli uomini dell'arma dei carabinieri hanno tratto in arresto 3 persone per estorsione e detenzione di stupefacenti. Sentiamo. Due giovani, 20 anni lei e 31 lui, sono stati arrestati dai carabinieri di Oristano con l'accusa di estorsione nei confronti di un terzo arrestato, quest'ultimo per detenzione di sostanze stupefacenti. La droga al centro della querela fra i tre per un debito non pagato da parte del terzo, un uomo di 67 anni. Coinvolto anche un minorenne inviato dalla giovane coppia a riscuotere dopo i numerosi solleciti andati a vuoto. Ad avvertire i carabinieri il 67enne che, sentendosi braccato e non avendo il denaro richiesto, ha temuto per la propria incolumità. Con un'operazione messa in atto durante la notte fra domenica e lunedì, gli agenti hanno organizzato un'imboscata traendo in arresto i due ragazzi che attualmente sono rinchiusi nel carcere di Massa. Per l'uomo che aveva chiesto aiuto è stato riservato lo stesso trattamento a causa della detenzione nella propria abitazione di cocaina e marijuana e nel carcere di Uta. Voltiamo pagina. La Polstrada di Oristano aderisce alla campagna europea denominata Edward. Sentiamo di cosa si tratta. Giovedì 26 settembre, gli uomini della sezione Polizia Stradale di Oristano effettueranno una campagna congiunta di sicurezza stradale denominata Edward, una giornata europea senza una morte promossa dal network europeo delle polizie stradali TISPOL. Tale iniziativa, che si avvale del supporto della Commissione europea, si inserisce nel quadro della Settimana europea della mobilità, con lo scopo di ottenere una giornata, quella appunto del 26 settembre, a 0 vittime sulle strade. Verranno predisposti sull'intero territorio nazionale servizi volti alla riduzione delle principali cause di incidentalità, ossia in primis l'elevata velocità, seguita dal mancato uso dei dispositivi di sicurezza, dei sistemi di ritenuta per i bambini e del casco protettivo, nonché dall'uso di telefoni cellulari alla guida, principale fonte di distrazione, anche delle iniziative di prevenzione e sensibilizzazione rivolte alla collettività. Diversi giorni fa, il dirigente della sezione della Polizia Stradale di Oristano, il commissario capo Roberto Piredda, insieme ad alcuni collaboratori, ha incontrato 3 classi di studenti dell'istituto alberghiero. L'incontro è stato creato proprio per sensibilizzare, anche con video forti, i ragazzi sui pericoli legati al mancato rispetto delle norme del codice della strada. E ora passiamo alla politica. Dall'osservazione dei partiti politici nazionali, dopo l'allontanamento di Renzi dal Partito Democratico, i sondaggi mettono la Lega al primo posto nell'indice di gradimento. Sentiamo.
Prove di assestamento a livello politico nazionale dopo la decisione di Matteo Renzi di fondare Italia Viva, in pratica un altro soggetto che irrompe nello scenario più generale del Parlamento del Paese. Ed è stato immediato il movimento dei sondaggi, uno strumento al quale si ricorre per avere conferme sul gradimento o meno degli elettori, ovvero dei cittadini intervistati. L'ultimo in ordine di tempo è del 23 settembre scorso, con la Lega di Salvini attestata oltre il 33%, mentre i 5 Stelle sono al 20% e il Partito Democratico poco sopra il 19%, con una flessione di oltre 2 punti, scontando ovviamente la nascita del partito di Renzi, dato oltre il 5%. Al 5% anche Forza Italia, che continua a retrocedere, mentre Fratelli d'Italia è al 6-7% e il partito di Toti al 2%. Ancora un rinvio per le elezioni provinciali. In Consiglio regionale il rinvio di qualche settimana per quanto riguarda il parziale avvio della riforma degli enti locali della Sardegna, ad iniziare dalla nomina dei nuovi commissari nelle province di Oristano, Nuoro e Sud Sardegna. Si dovranno sostituire quelli nominati a suo tempo dal centro-sinistra, Massimo Torrente ad Oristano, Costantino Tidu a Nuoro e Mario Mossa nel Sud Sardegna, mentre a Sassari varrà la recente nomina di Pietrino Fois, che è anche coordinatore regionale dei riformatori. Per i 3 nuovi commissari appare certo che le nuove nomine saranno di gradimento della giunta Solinas, quindi elementi da pescare all'interno del centrodestra che ha vinto le elezioni. Tutto da chiarire invece il percorso che dovrà portare a nuove elezioni provinciali, per le quali la maggioranza che governa la regione nutre un fondato timore. Infatti, nonostante i successi della Lega e la parziale tenuta dei 5 Stelle, in Sardegna il centrodestra intuisce che a livello locale il risultato delle elezioni sarà molto improbabile, con decine di comuni e altrettanti sindaci impegnati a contrastare l'avanzata di Salvini. Via libera, ma con l'astensione della regione, al bilancio 2018 di Abbanoa. Sentiamo i dettagli. Oggi è stato approvato a Tramazza il bilancio 2018 di Abbanoa. A favore, tra gli altri, hanno votato grandi comuni come Cagliari, Nuoro, Olbia e Macomer, mentre hanno votato contro alcune piccole giunte. Grave invece la presa di posizione della Regione, che si è astenuta dalla votazione. L'esecutivo, con l'assessore dei lavori pubblici Roberto Frongia, ha però chiesto e fatto mettere a verbale di presentare entro 30 giorni un piano di profonda riorganizzazione aziendale a tutto campo e di riconvocare una nuova assemblea dei soci entro 45 giorni per condividere questo piano con gli stessi soci. La decisione della Regione di astenersi è un atto di sfiducia nei confronti dei vertici della società, ha commentato l'assessore Frongia. Come socio di maggioranza abbiamo chiesto chiarimenti che sono giunti in forma generica. Ritengo essenziale che si arrivi quanto prima a una riorganizzazione volta all'efficienza della società. Passiamo ad un altro argomento. A Oristano si svolgerà il terzo tavolo per parlare di welfare aziendale. Nuovo appuntamento domani a Palazzo degli Scolopi per i tavoli tematici del programma Welfare Oristano District, promosso dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro d'intesa con l'Assessorato delle Attività Produttive del Comune di Oristano. L'obiettivo del progetto è promuovere e concretizzare la cultura del welfare aziendale attraverso un modello basato sui valori della sussidiarietà e della responsabilità sociale. Il progetto Welfare Oristano District era stato presentato ad associazioni di categoria, sindacali, mondo della scuola e terzo settore prima della pausa estiva. Organizzato dal Comune di Oristano e dai consulenti del lavoro, l'incontro si è svolto all'insegna delle buone pratiche del cosiddetto Welfare 4.0. Nelle scorse settimane si sono tenuti i primi 2 tavoli, nel corso dei quali si è discusso di un accordo territoriale di benessere aziendale e del marketing sociale, con l'obiettivo di creare un sistema che generi crescita dei consumi nelle aziende locali, creando delle forme di autofinanziamento per il terzo settore. Domani il confronto proseguirà con le associazioni di categoria e i sindacati confederali CGL, CISL e UIL.
3 nuove offerte per chi cerca lavoro. A Riola Sardo una pasticceria cerca un pasticcere con esperienza di almeno un anno o il diploma alberghiero. Si offre un tempo determinato di 6 mesi, prorogabile o trasformabile. A Marrubio un'azienda cerca un conducente di macchine Movimento Terra specializzato nell'utilizzo della terna, con patentino per escavatore, terna e pala caricatrice e con licenza media. Si offre un tempo determinato di 1 mese. Un'azienda di Arborea cerca un magazziniere con esperienza di almeno 1 anno e conoscenza di office. Si offre un contratto a tempo determinato, full time, di 6 mesi. Sono stati pubblicati gli elenchi provvisori del cantiere comunale Lavoras di Villa Urbana. In tutti e 4 i casi, per richiedere informazioni, è possibile rivolgersi al proprio centro per l'impiego di iscrizione. E ora ci spostiamo a Macomer. L'assessore Marco Manus parla dei lavori pubblici in corso. Sentiamo. Il Comune di Macomer ha in corso prossimi una serie di lavori pubblici, dei quali parleremo con l'assessore ai lavori pubblici Marco Manus. Innanzitutto parliamo della illuminazione del corso. Sì, allora, per quanto riguarda l'illuminazione, come Comune di Macomer siamo beneficiari di un finanziamento di 90.000 euro proveniente dal Ministero dello Sviluppo Economico per l'efficientamento energetico, con la quale riusciremo a rifare tutte le linee aeree del Corso Umberto, praticamente dalla chiesa di San Pantaleo fino a Oppo, e questo ci permetterà di sostituire le vecchie lampade ormai esauste e anche antiestetiche con nuovi corpi illuminanti a LED che miglioreranno appunto diciamo anche l'estetica del corso e permetteranno anche di ottenere un efficientamento energetico, un risparmio della spesa di oltre il 50% su tutto il corso. Ecco, abbiamo visto la strada per Nuoro al bivio del posto blocco bloccata. Cosa sta succedendo? Allora, all'uscita per Nuoro di Macomer stiamo concludendo il cantiere avviato diversi anni fa con diversi interventi che abbiamo già attuato per la messa in sicurezza del costone e dunque adesso, una volta imbrigliati i massi e messo in sicurezza il costone, stiamo procedendo al rifacimento del muro di contenimento del costone. Questa lavorazione richiederà la chiusura della strada per una ventina di giorni, ma insieme alla direzione lavori abbiamo trovato le modalità per far transitare le auto, i lavoratori, i pendolari fino alle 8.30 del mattino e dopo le 18 nei giorni feriali e poi in tutti i festivi, quindi cercando di ridurre al minimo i disagi per la circolazione stradale. Ecco, poi ci sono anche ancora dei lavori per quanto riguarda la messa in sicurezza delle scuole. Sì, sulle scuole stiamo procedendo a ultimare i 2 cantieri ancora attivi del vecchio programma di scuola, quindi la palestra del complesso di Sertinu, la scuola media di Via Ariosto, interventi che permetteranno di usufruire nuovamente delle palestre in questione nel massimo decoro. Per quanto riguarda Via Ariosto stiamo procedendo anche al rifacimento del colore sulla facciata che non era mai avvenuto. Congiuntamente stiamo procedendo a eseguire un insieme di manutenzioni ordinarie su tutte le scuole cittadine grazie ai cantieri Lavoras e questi ci hanno permesso per l'inizio dell'anno di far trovare ai bambini e alle famiglie scuole decorose e da quest'anno soprattutto colorate. Voltiamo pagina. 8 donne provenienti da diverse città italiane hanno partecipato al progetto promosso dalle associazioni Comunque Donne e Veliamoci nella Marina di San Veromilis. Si è svolto la scorsa settimana il progetto Comunque Veliamoci, che ha visto protagoniste 8 donne provenienti da diverse parti d'Italia per una full immersion tra natura e sport. Abbiamo chiesto a Bettina Brovelli e Sandra Piras dell'associazione Comunque Donne di raccontarci come nasce il progetto. Innanzitutto vorrei dire che non nasce da una nostra intuizione geniale, noi abbiamo tratto spunto da una precedente esperienza a Caprera. Noi abbiamo trascorso una settimana nel 2018 a Caprera, è stato un evento organizzato dall'associazione We Will Care e quindi
Abbiamo potuto constatare che questa settimana Caprera, oltre ad apportare dei grandi benefici dal punto di vista fisico, ci ha aiutato in qualche modo a superare lo stress, lo shock e tutte le varie componenti che si sono susseguite dopo la malattia, la terapia, grazie ripeto, grazie a questo corso noi abbiamo potuto constatare su di noi che tutto ciò è stato benefico. Unire uno sport come la vela, che richiede una discreta forza, al recupero psicofisico è dunque possibile. Abbiamo unito il divertimento però allo sport, alla fatica, armare le barche, a prepararle, a portarle giù, a ritirarle su, a lavarle e stare anche quelle 2 o 3 ore in barca, coi venti che spirano sempre un po' birichini da una parte all'altra, stare sempre attenti, spostarci quando è il momento. Insomma, abbiamo fatto degli esercizi fisici importanti per noi, che siamo un po' tutte, non dico delicate, però molto attente alle nostre patologie. Non solo vela, durante l'intera settimana vissuta a Capo Camp nella Marina di San Vero Milis, ma anche bici, canoa e yoga, per un percorso che ha il sapore della rinascita. Grazie all'esperienza dell'anno scorso, con la quale noi abbiamo innanzitutto provato su noi stesse gli effetti di questa, chiamiamola psicoterapia, perché il vento, il sole, il mare fanno tanto, per noi, ripeto, tanto provate dalle terapie. Quindi ci siamo sentite quasi in dovere di coinvolgere anche altre persone. Questo chiamiamolo l'esperimento zero, perché poi vorremmo, sempre con l'appoggio, l'apporto dell'associazione Veliamoci, con la presidente Maria Cristina Azzori, che ci ha amorevolmente condotto in barca, affiancandosi anche a dei ragazzi molto giovani, dei giovani istruttori o stanno diventando istruttori. Vorrei ringraziarli tutti, Maria Cristina, Benedetta e Filippo. Questo ha fatto sì che per una volta noi non fossimo come il gruppo, sai, noi siamo quelle malate da trattare in un certo modo, ha fatto sì che noi rinascessimo. Un progetto che si ripeterà senz'altro l'anno prossimo, aggiunge Sandra Piras. L'associazione di autoaiuto Comunque Donne è presente da diversi anni e si occupa di assistenza alle donne col tumore al seno. Ma, sottolinea la presidente Maria De Logu, questo male non colpisce solo le donne. Frequentando il reparto di oncologia di Oristano si può riscontrare anche un discreto numero di uomini che si ammalano di tumore al seno. E ovviamente l'aiuto è rivolto anche a loro, specifica. Le Comunque Donne si occupano di accompagnare, anche fuori dall'isola, chi ne ha necessità per la somministrazione delle cure. Danno un sostegno psicologico grazie a figure specifiche e col dottor Danilo Sirigu organizzano sedute di ipnosi clinica. Abbiamo già i contatti per una collaborazione con l'Hospice, conclude Maria De Logu, la nuova struttura dedicata al fine vita e alle cure palliative. Sabato 28 settembre, a partire dalle ore 16, nei locali del centro di aggregazione giovanile Spazio Giovani Flavio Busonera si terrà la manifestazione Oristano Street Art. Si tratta di un evento che ha lo scopo di promuovere la creatività, la legalità, il protagonismo e l'aggregazione dei giovani, oltre che la diffusione di buone pratiche sui temi dell'ambiente e della sostenibilità, ha dichiarato Antonio Ricciu, coordinatore dello Spazio Giovani. Sempre sabato 28 settembre alle ore 19 l'Auditorium San Domenico ospiterà il concerto inaugurale della decima rassegna Domenica in Concerto, organizzata dall'ente Concerti Alba Pani Passino. L'apertura della mostra Emozioni di Sartiglia è stata prorogata domenica 13 ottobre. La mostra è ospitata nella Pinacoteca Comunale Carlo Contini, apre tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. E questa è l'ultima notizia del nostro appuntamento con l'informazione. Vi ricordo che potete contattarci al nostro indirizzo redazione chiocciolasupertvristano.it sulla nostra pagina Facebook. Grazie di essere stati con noi e buon proseguimento con i nostri programmi.